Sa, dottore, oggi, dopo molti anni, ho incontrato Nando, mio vecchio compagno di scuola. Oh, mi devi chiamare Bulldog, che voglio una cosa da te. Mi vessava in continuazione, mi bullizzava. Domani ne voglio mille, ma mi porti le gonfie le botte. Tu devi frequentare gente che ti rende migliore. A segnale mio, entrate e sfasciate tutto. Io ho bisogno di un uomo, vero? Oh, te stai buono? Mi servi te, professore. Mi devi imparare le buone maniere, se no mi tocca massacrarti. Sto tentando di effettuare un trasferimento caratteriale tra due soggetti diversi. Decisamente non adatti, segna il vostro esordio alla regia. Questa commedia che ci appare un po' surreale, completamente incentrata sui deliri dell'ego. Come vi è venuta questa idea? Vabbè, il fatto che sia surreale è proprio, fa parte del nostro modo di affrontare la comicità da sempre, insomma, da quando facciamo questo mestiere. E ci divertiva l'idea di affrontare il tema della genetica, cioè di quanto geneticamente noi abbiamo alcuni lati del nostro carattere che non riusciamo a sbloccare, no? E ci ha anche incuriosito una notizia, una volta parlando con un genetista, che ci ha detto che stanno lavorando già da anni per isolare un gene del carattere, cioè stanno lavorando su questo, quindi quello che noi raccontiamo nel film potrebbe succedere un domani e si potrebbe innestare in un altro. Quindi se io sono eccessivamente timido, oppure sono eccessivamente iroso, oppure eccessivamente, come dire, cioè se ho dei lati del carattere che non amo, ecco, qualsiasi sia un carattere, un lato del carattere che non amo, tramite questo trasferimento genetico potrei usufruire di una parte del carattere che mi manca e che quindi secondo me mi completa. Ma poi le cose non vanno realmente così, perché in realtà noi dobbiamo essere come siamo fondamentalmente, perché dobbiamo amare i nostri difetti e i nostri pregi, dobbiamo accettarli e soprattutto riconoscerli, perché il dramma è quando i tuoi difetti non li riconosci. Perbenismo, ipocrisia, nel mirino di DNA, un po' tutte le esasperazioni dei nostri tempi. Sì, beh, infatti si affrontano tanti temi, no? Si affronta il tema per esempio dell'eccessivo divismo che si dà ultimamente a certi personaggi, no? che per carità importanti, però voglio dire, cioè, oggi per esempio uno chef è come se fosse, che ne so, il Gandhi praticamente, fra Gandhi e uno chef c'è poca differenza per quanto sono importanti e amati, no? Questo aspetto ci diverte, ci fa ridere più che altro, non è che ci fa arrabbiare o cosa, ci fa ridere. Facendoci ridere, divertendoci, abbiamo deciso di raccontarlo nel film, quindi nel film c'è anche questa figura, c'è questo chef che praticamente si comporta e si muove come se fosse una specie di profeta divino che professa una religione e invece è un cuoco, è uno che cucina, insomma, fondamentalmente. Poi si parla del bullismo, si parla di un tema importante, quello del bullismo. Io e Greg siamo stati tutti e due bullizzati da bambini perché eravamo due nerd tutti e due, cioè chi per un verso, chi per un altro, quindi abbiamo, non cose gravi, però ci hanno un po' preso in giro. Io poi andavo a scuola in una scuola di periferia, quindi sai, ma ero molto cicciottello, quindi figurati, non ho molto preso di mira. E questo l'abbiamo voluto raccontare anche perché l'abbiamo passato, siamo stati bullizzati tutti e due da bambini, quindi l'abbiamo voluto mettere nel film. Poi un'altra cosa che c'è nel film è l'alimentazione, il mondo, c'è l'epidemia, c'è la pandemia, c'è la possibilità che un'epidemia possa essere indotta in qualche modo, capito? Che questo è un caso che poi è un caso proprio pazzesco, che veramente io quando è scoppiato quello che è scoppiato ho detto, no, cavolo, ma questa cosa sta nel nostro film pure, capito? Però ecco, sono vari argomenti che ci interessava raccontare, li abbiamo tutti fusi in un'unica storia. Quanto spazio dà la comicità appunto a questo culto dell'io? Ma guarda, cioè praticamente il culto dell'io c'è sempre stato, per carità, fa parte dell'uomo, e però sta veramente negli ultimi anni crescendo a dismisura, perché si diventa veramente più egoista, è un mondo più egoista, non c'è dubbio, cioè rispetto a... Ma lo vedi anche nei quartieri, cioè io quando ero piccolo nel mio quartiere, cioè mia madre si affacciava, oh, mi guardi tu, mi figlio che io vado a fare la spesa, quella scendeva, gli guardava, cioè c'era un rapporto umano più forte, meno egoismo, cioè si voleva bene tanto anche a un figlio non tuo, solo perché era il figlio della tua vicina magari, capito? Perché condividevi magari lo stesso cortile, non so come dirti, no? E adesso, diciamo, uno dei difetti del mondo dei social, del mondo
insomma, di internet, diciamo, di quella che è la nuova, come dire, il nuovo mondo fondamentalmente, è proprio questi, che ha tanti pregi ma ha il difetto di, in qualche modo, di portarti a pensare un po' troppo a te stesso, anche perché quando agisci da solo, dentro una casa, dentro un appartamento, con un telefonino che è il tuo, che hai pagato, e c'è meno condivisione, quindi automaticamente ti porta inconsciamente a una vita meno sociale, e questo secondo me è un problema. Attore, regista, quale ruolo preferisci? Adesso che li conosci entrambi. No, guarda, io amo fare l'attore, il mio lavoro è fare l'attore, però la regia è entusiasmante, devo dire la verità, molto faticosa, perché noi stavamo sia in scena che dietro insomma il set, fondamentalmente tutto il set. Ho capito quanto è importante il lavoro di squadra nel cinema, quindi ho capito come si deve fare un film quando tu sei anche in scena. Cioè, devi fare una grande preparazione prima, cioè grandissima, cioè devi lavorare tanto prima per spiegare a chi poi farà il film con te quello che hai in testa fondamentalmente. E poi se le persone che lavorano con te sono persone super professionali come nel nostro caso, il film poi va da solo, perché loro sanno cosa devono fare, perché tu già gliel'hai spiegato prima, ma non spiegato cosa devono fare, perché lo sanno bene cosa devono fare, ma gli hai spiegato cosa hai in testa, cioè che tipo di film vuoi fare, loro lo vogliono sapere. E noi avevamo il film in testa e questo ci ha aiutato a spiegarglielo, quindi diciamo il lavoro è stato fluido, è andato molto bene. Qual è il valore che il cinema può dare alla gag? Beh, il cinema tantissimo, cioè è immenso, perché certe gag in teatro le devi risolvere con la battuta, al cinema invece le puoi risolvere senza parole, perché puoi giocare su un grande primo piano e magari beccare la controscena di uno sguardo su una battuta che ha detto un altro, che può essere esilarante, che a teatro non cogli perché a teatro ce l'hai lontano l'attore. Come puoi fare delle scene action comiche, cioè di slapstick come viene chiamato in termini tecnici, che quel modo di fare comicità dove tu giochi col montaggio e giochi con le azioni. E il maestro di questo genere, a Blick Edwards, se pensi alla Pantera Rosa, alle gag della Pantera Rosa, e quelle al cinema solo le puoi fare, non le puoi fare a teatro quelle gag lì, capito? Quindi il cinema secondo me è un bellissimo mezzo da usare per la comicità. Quanto sei legato all'Ischia Film Festival? Quanto è importante essere qui nella prima manifestazione post-Covid? Ma io credo che quasi, io sia venuto anche a fare il catering qualche volta, cioè come sono venuto in mille, come dire, forme, sono venuto anche come giudice una volta qua io. Io amo questo festival, ormai insomma la cosa ormai l'avete capita tutti, perché tipo è la sesta volta che vengo, se non la settima. Amo questo festival, amo voi che lo fate, amo la location, perché parliamo di un posto pazzesco, cioè è quella, sì, no, sto indicando sì, giusto. Okay. Senza occhiali in verità. No, ho girato, ho detto che sto indicando, capito? E praticamente immagini, ecco, uno che non ci vede più, no? Si gira, ecco qua, come vedi la location, quella. Ah, scusate, uno che ha perso la vista completamente. Poi con che prosopopea, visto? Ecco, e praticamente no, vabbè, poi Ischia, ragazzi, Ischia, cioè che vuoi di più? Poi è un festival che coccola gli artisti, cioè li segue da vicino, in modo familiare, questo è anche molto positivo. A cosa stai lavorando adesso, se possiamo saperlo? Ma guarda, no, io adesso devo girare due film che interrotti dal Covid, io personalmente, che sono due film, uno prodotto dai Manetti Bros, che di Daniele Misischia, che è un giovane regista molto molto bravo secondo me, che è una sorta di horror comico, e poi farò un altro film con Morfango De Biasi, con cui abbiamo già lavorato tante volte, altro bravissimo regista con cui faremo un film anche favolistico per ragazzi, che è un genere che a me piace molto. E poi stiamo lavorando al nuovo film, insomma, al secondo film con Greg, che faremo, spero, prima possibile, insomma, sperando che quando lo gireremo, perché adesso è ancora scritto e tutto, le cose siano ancora più facili da vivere sul set, in generale, nel mondo, insomma, ecco.